niente, io sono Elvira Rizzo e sono felice di partecipare a questa conferenza proprio in questo giorno così particolare in cui noi cerchiamo, dico noi perché la WILDM insieme a Casa Amica e la Goccia si sono messi insieme, hanno messo insieme questo progetto per appunto accogliere queste persone, donne, in caso di necessità, di violenza, di maltrattamenti, per qualsiasi problematica. A Salerno credo che, non so se ce ne siano già aperte di queste strutture, però noi vogliamo essere forse i primi ad aprire una struttura del genere per poter accogliere queste persone. La WILDM in effetti ha già ospitato ragazze, donne che hanno avuto queste problematiche, magari soprattutto perché hanno comportato delle problematiche psicologiche in seguito a delle violenze subite anche nelle stesse famiglie o da estranei, e noi ce ne facciamo un vanto perché comunque abbiamo, come diceva Carmen, riusciti a sollevare queste soprattutto ragazze e a dargli una vita dignitosa. Che dire, questa casa rifugio deve essere un occhiello per il nostro comune, per il nostro territorio, perché deve necessariamente dare un input alle istituzioni per poter poi garantire a tutte le donne una certa solidarietà in questi casi e soprattutto sicurezza di andare avanti, sicurezza di vivere, sicurezza di camminare libere nelle strade cittadine e di non aver timore di essere vittime di violenza e di maltrattamenti.